L'incendio sta avanzando. Andiamo. Bobrek, stammi vicino. Sì, mamma. Non riusciremo ad andare molto lontano. Dovremmo... No, no, continua a camminare. Ci salveremo. La nostra regina non permetterà mai che ci distruggano. Sì, ok, mia madre è un giudice. Ma non può sbatterti in galera solo perché esci con me. Almeno spero. Io non voglio che tu ti metta nei guai a causa mia. Ma Nigel, stiamo mangiando del sushi. Che cosa potrebbe mai capitarci? Che nessuno si muova. Questa è una rapina. Jerry, il passamontagna. Ups, scusa, hai ragione, Leslie. Non chiamarmi per nome. E tu svuota la cassa, altrimenti... Oh, altrimenti che cosa volete fare? Credimi, è meglio che tu non lo sappia. No, d'accordo, io... Ehi, prima dacci i soldi e dopo puoi svenire. Ehi, amico. Sì, proprio così, agente, sono un uomo e una donna. Al sushi bar sulla quarta strada. Tu, quattro occhi, con chi stavi parlando? Stai lontano da lei. Cavolo, come mai è partito l'antincendio? Forse perché ti si stanno bruciando i neuroni. Come si apre questa dannata cassa? Lo so io. Ma dove vai? Mia madre dice che si deve sempre collaborare. Ma sono stufa di ascoltarla. Ehi, ridammelo subito. Hai sentito cosa ha detto? Ridaglielo. Jerry, ti spiacerebbe fare qualcosa? Visto che Leslie ci tiene così tanto al passamontagna, perché non le diamo il tuo? Lasciala andare! Chi è? Allora smettila! Ma che cosa sta succedendo qui? Ci hanno chiamato per una rapina, non per una rissa. Guarda chi c'è, la polizia. Arrestateli, agenti. Questi due sono ladri di pesce. Cosa? Guardate, hanno i passamontagna. Non le dia retta, agente, sono loro i ladri. Chiariremo la questione in centrale. Oh, mamma che puzza. Lo sapevo che questo ragazzo portava guai. Ti convince a fare cose che io non approvo e ti trascina sulla strada del crimine. La mia bambina è una delinquente. Oh no, che cosa farei se dovessi giudicare mia figlia? Tutto risolto, signor giudice. C'è una testimonianza a favore. Il proprietario di Scolpa Tarani e Nigel non c'entrano. Anzi, hanno collaborato all'arresto e ci hanno chiamato loro. Oh, ho fatto un terribile sbaglio. Io volevo soltanto proteggerti per il tuo bene. Mi dispiace molto, tesoro, credimi. Nigel, ti chiedo scusa. Tu pensi davvero di cavartela in questo modo? Ho sopportato la tua diffidenza verso Nigel. Ma come hai potuto pensare che io, con un passamontagna in testa, potessi fare io? Non riesco neanche a parlarti. Tarani! Ma che razza di profumo ti sei messa? O de merluzzo? Oh, ragazza, sveglia, un buon odore. Ok, c'è una cosa importante che devo dirvi. Quando ero con Nerissa, lei ha preso Halinor e Cassidy sotto il suo controllo. Sembra che la sua nuova tattica sia reclutare ex guardiane. Quindi restiamo solo Cadma e io. Cadma, certo. E chi sarebbe? Si tratta dell'ex guardiana della Terra. In questo momento si trova Zamballa. Zamballa, certo. E cosa sarebbe? Zamballa è il pianeta viola, una giungla che si trova in un'altra dimensione. In passato abbiamo salvato gli Zamballani che erano stati attaccati da Phobos. Cadma era al comando e li ha guidati alla vittoria. Così, in segno di riconoscenza, loro le hanno dato il cuore di Zamballa e l'hanno nominata regina. E poi è rimasta lassù. Ha dovuto, dopo che la congrega innalzò la muraglia. Da quel giorno non l'ho più vista. Ma bisogna avvertirla subito. Potrebbe essere il prossimo bersaglio di Nerissa. È compito nostro. Guardiani, unitevi. Oh, Breaker! Mamma! Attacchiamo! Sono forti, ma non invincibili! Non resisteremo a lungo! Mamma! Va a nasconderti, piccolo mio! Riparati nella giungla! Ti verrò a cercare io! Ah! Io non credo che resterà molto da cercare.
Il ragazzo non ha altra scelta! Deve andare subito in letargo! Sì, ma potrebbe non svegliarsi più! E allora verrà bruciato! Mobreaker, devi usare la corazza del sonno! Va bene, mamma! Adesso è invulnerabile! E voi potete dire la stessa cosa? La regina Kat! Guardiane, scappiamo nella giungla, presto! Bowbreaker! Giuro che la pagheranno per quello che gli hanno fatto! È giusto! Ma innanzitutto devi sapere con chi hai a che fare. Sei tu, Alinor! Siamo a Zamballa. Non pensavo ci fossero tante gradazioni di viola. Ma da noi non era notte. Ci sono 12 ore di differenza. Per fortuna passando il varco non si avverte il fuso orario. Ma che cosa vogliono da me? Sentire quello che sente Blanc, buon odorino. Detto da te non è un complimento. Eccoli! Attacchiamo! Forza! Respingere una folla arrabbiata? Ma cosa si fa contro un bosco arrabbiato? Non dobbiamo combattere, scappiamo. Presto! Cavoli, devo puzzare sul serio, non sento nemmeno il tuo tanfo. Così molto meglio. Ragazza sveglia puzza per tutti e due. Fin da quando è caduta la muraglia, ho sperato di rivedere le mie vecchie compagne. Vorrei che le circostanze fossero più felici, mia cara. Sono venuta solo per metterti in guardia da Yan Lin. Dalla mia amica Yan Lin. Lo so, sembra inconcepibile, ma il cuore di Kandrakar ha corrotto la sua anima, come ha già fatto una volta con Nerissa. Vedi, Yan Lin ha usato i poteri del cuore per raccogliere intorno a sé nuove guardiane e realizzare così i suoi piani malvagi. Hanno attaccato i miei sudditi e cercato di distruggere la mia giungla. Credevo che i tuoi sudditi avessero la capacità di difendersi da soli. Una corazza del sonno. Espediente ultimo e pericoloso. Quando loro cadono in letargo, rischiano la disidratazione. O, peggio, gli Zamballani mi considerano loro protettrice. Quindi dovrò fermare le guardiane di Yan Lin a ogni costo. Questa è una promessa. Non si fermano! Sono dappertutto! Non abbiamo altra scelta! Ci attaccano e adesso si sono... Ok, non so che cosa abbiano fatto, ma questi alberi sono davvero strani. Gli Zamballani che ricordo io erano pacifici e ospitali. Deve essere successo qualcosa. Aspetta, questi alberi che parlano e camminano sono gli Zamballani. Chissà perché con noi è stato odio a prima vista. Come mai non capiscono che siamo dalla loro parte? Perché li stiamo distruggendo uno a uno. Adesso è tutto chiaro. Qualcuno sta usando la magia e ha preso le nostre sembianze. Non mi piace affatto. Ehi, ragazze, non sentite la presenza di Nerissa nell'aria? Questo ce lo potrà dire il cuore di Kandrakar. Oh, povera me. Le guardiane mi hanno scoperta. Tritarco! Si stanno dividendo. Aspetta, Taran! No, oggi mi hanno già incastrato una volta ed è più che sufficiente. Ah, forza, dobbiamo separarci anche noi, ma restiamo in coppia. Ben piano! Blanco odia essere lasciato... Oh, oh. Da solo. Cuore di Zamballa, diffondi il tuo potere ovunque. Aiutami ad ascoltare tutti i miei fedeli sudditi. Così potranno dirmi dove si trova ognuna delle guardiane di Yan Lin.
niente. Che cosa volete? Un'altra vittima? Sei Cadma, giusto? La...